Buongiorno. Buongiorno a tutti, soprattutto a Angelo Borrelli, il già capo dipartimento di protezione civile, a chi ci segue a distanza, al consigliere Savini che è bloccato a Milano. E diamo inizio a questa seduta consigliare, una seduta particolare perché il comune di Crognaleto vuole esprimere una vicinanza ad una persona che ha ricoperto ruoli importanti come Angelo Borrelli. Buongiorno. D'Alonso Giuseppe. Presente. Persia Orlando. Presente. Maiocco Sebastian. Presente. Quaranta Valentino. Presente. Foti Anna. Presente. Puccitti Maria. Presente. Cortellini Domenico. Presente. Savini Vincenzo. Presente. Peluzzi Davide. Assente. Moretti Carmine. Presente. Malizia Berardino. Presente. Perfetto. Bene, visto il numero legale diamo inizio alla seduta consigliare, una seduta straordinaria come già ho accennato, poiché il Comune, l'intera consigliatura, ma la cittadinanza del Comune di Crognaleto vuole esprimere una vicinanza al dottor Angelo Borrelli che è con noi, seppur in maniera non in presenza per le vicissitudini pandemiche che conosciamo, ma insomma avrà uno spazio poi suo per ascoltare il suo diretto pensiero su quella che è l'attenzione del nostro comune. L'intero consiglio ha voluto esprimere questa solidarietà verso la persona, verso non tanto i ruoli, ma la persona stessa che insomma ha profuso un'attenzione particolare nei momenti più difficili e del territorio e delle persone e della stessa istituzione. Io non vado oltre perché è ovvio che ci sarà una discussione consigliare, una diciamo presa di parte del consiglio stesso e quindi do subito la parola a coloro che vogliono intervenire. Prego consigliere Cortellini Domenico. Buongiorno a tutti, buongiorno segretario, buongiorno sindaco, buongiorno al consiglio intero e un saluto al caro dottor Angelo Borrelli, ex direttore del Dipartimento di Protezione Civile. Oggi, come ha già introdotto il sindaco, siamo qui per onorare il dottor Angelo Borrelli della cittadinanza per diciamo, la vicinanza che è stata profusa al nostro territorio durante i momenti difficili, specialmente quelli più recenti degli stati emergenziali del periodo tra il 2016 e il 2017. Per quanto riguarda il territorio, diciamo, il nostro territorio nella frazione di Nerito, abbiamo avuto, come detto, diverse problematiche, abbiamo vissuto dei momenti davvero critici, ci sono stati molte case inagibili, ci sono stati più di 1500 sopralluoghi da parte della protezione civile, e da parte di tutto quanto lo staff tecnico e diciamo che è da lì che è nata diciamo, un sentimento di voglia di rinascita, voglia di aggregazione da parte delle nostre popolazioni. E tutto questo si è concluso con quello che è stato un po' il nostro gioiello, quello che è stato un po' il simbolo della rinascita dopo gli eventi catastrofici, che è la scuola dedicata al professor Alfredo Quaranta, situata nella zona industriale vicino appunto alla zona in cui sono stati collocati i SAE, quindi i moduli abitativi provvisori per chi ha subito dei gravi danni da parte del terremoto, e che è stata inaugurata il 25 maggio 2017 dopo soli 45 giorni dall'inizio dei lavori, grazie a una donazione da parte di IKEA Italia e con l'intervento anche della ditta Subissati. Quindi diciamo questo è un po' il moto che ci ha portato, che ci ha spinto a voler ringraziare e quindi onorare della cittadinanza onoraria il dottor Angelo Borrelli. Bene, grazie consigliere Cortellini Domenico, nonché assessore con delega al bilancio. Adesso ascoltiamo l'intervento del consigliere Maiocco Sebastian.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Borrelli. Ho l'onore e il piacere di partecipare per la seconda volta a un consesso con la sua presenza. La prima volta fu il 17 ottobre 2017, durante un'edizione della Festa della Castagna della Via Frazione a Senarica. In quell'occasione uscivamo dal periodo emergenziale dove avevamo avuto i terremoti e l'emergenza neve a fine 2016, inizio 2017. La manifestazione, in quanto presidente anche della Prologo locale, fu incentrata su un laboratorio di pensiero, la protezione civile, che grande risorsa. E ricordo che lei partecipò con grande entusiasmo alla nostra attività di una piccola frazione. In quell'occasione le mostrammo che facemmo tesoro di quello che era l'insegnamento di protezione civile che avevamo avuto nel momento emergenziale, avendo contatto con lei quasi giornaliero. Ci siamo dotati di un piano di protezione civile e anche di mezzi che sono molto importanti nella fase emergenziale. Abbiamo fatto sistema con un comune addirittura della provincia di Sondrio che ci ha donato una fresa e ci è venuti veramente a liberare nel periodo dell'emergenza neve. Quindi la protezione civile per noi è davvero una grande risorsa, è davvero un qualcosa di importante che stiamo portando avanti come comune per non trovarci in difficoltà nelle eventuali future problematiche che potremmo avere. La protezione civile è sistema, è gruppo, è informazione, è logistica. E dottore, io la volevo veramente ringraziare perché oltre che come capo di un'istituzione l'ho vista come uomo che ci è stato vicino. Mi fa piacere dire che in tutte le volte che mi sono trovato al lato del sindaco, in cui il nostro grande sindaco di un piccolo paese però ha alzato il telefono e ha chiamato il dottor Angelo Borrelli, posso dire che dopo tre squilli il dottor Borrelli ha risposto e ha dato una risposta al nostro territorio. Quindi dottor Borrelli, io la vorrei ringraziare, grazie dottor Borrelli e mi permetta, grazie Angelo. Bene, grazie al consigliere Maiocco. Adesso ascoltiamo l'intervento del vice sindaco, il consigliere Persia Orlando. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Borrelli, buongiorno a tutti a chi ci segue. Oggi è una giornata particolare per il territorio di Quagnoleto, una giornata definirei di festa, dove riconosciamo un ruolo a una persona dell'istituzione, una persona dello Stato, che è stato molto vicino a noi durante tutte le emergenze che abbiamo avuto. Noi siamo entrati in amministrazione nel lontano 2007 oramai e diciamo di aver vissuto un po' tutte le calamità che il buon Dio ci può mandare, dalle emergenze incendi, alluvioni, terremoto dell'Aquila 2009, terremoto del 2016-17, la grande nevicata del 2017, l'alluvione del 2013, e le istituzioni ci sono sempre state vicine, abbiamo sempre avuto modo di interloquire, come diceva il consigliere Maiocco, di avere una risposta diretta, in particolar modo in questo caso dal dottor Borrelli. Io credo che l'intuizione di Zamberletti dell'istituzione della protezione civile nazionale, della creazione della protezione civile nazionale, sia stata una grande intuizione. Il dottor Borrelli non è altro che come dire, la realizzazione di quella grande intuizione che fu dell'onorevole Zamberletti. In particolar modo, cosa dire del dottor Borrelli? Che nei quattro anni in cui è stato capo della protezione civile, capo dipartimento della protezione civile, e negli anni precedenti in cui è stato il braccio operativo della protezione civile, a noi ha sempre dato risposte nell'immediato, risposte durante l'emergenza neve dove la popolazione soffriva, risposte durante l'emergenza sismica 2016-2017 dove è stata lunghissima la sequenza
e siamo riusciti a fare 1500 sopralluoghi, a ricostruire due scuole, a istituire un gruppo di protezione civile con l'acquisto di mezzi e la compartecipazione per l'acquisto di mezzi. E in buona sostanza sono un po' emozionato, mi perdono, perché ringraziare una persona come Borrelli è sempre un momento, a me crea un'emozione interna non da poco. Per concludere dico grazie, come diceva qualcuno prima di me, grazie dottor Borrelli, grazie Angelo, grazie Sistema di Protezione Civile Nazionale. Grazie al Vice Sindaco. Il sentimento dell'emozione è un sentimento di verità e quindi le parole che abbiamo ascoltato sono proprio le parole che vengono dal cuore, come è solito dire. Adesso il Sindaco cerca di fare sintesi, diciamo, del pensiero del Consiglio, e cercherò di essere distante dall'emozione della persona, di Giuseppe, che ha visto, diciamo, il dottor Angelo Borrelli fin dall'inizio, e cioè quando io ho iniziato a fare il sindaco. Sono anche un po' compromesso perché io appartengo a questa grande galassia, a questa galassia del sistema di protezione civile. I Vigili del Fuoco ne sono un settore, un pezzo importante che nel momento della gravità, della calamità, insomma, collabora e interagisce con la protezione civile. Un grande sistema che ci viene invidiato dal mondo, dall'Europa stessa. Noi abbiamo una protezione civile che riesce in tempo reale a dare risposte, soprattutto vicinanza e sostegno al cittadino che sta in difficoltà, perché poi l'emergenza questo produce. Abbiamo un sistema legislativo che, ohimè, a volte in maniera troppo blanda, a volte in maniera incisiva, ha riconosciuto questo sistema e spero che venga sempre più solidificato. Dicevo distante dall'emozione di Giuseppe sulla persona del capo dipartimento, di Angelo, amichevolmente definendolo, perché io con lui ho vissuto dei momenti veramente sensibili, di emozione, di attenzione. Dicevo qualche tempo fa al dottor Borrelli, io ho fatto un dottorato, io con Angelo Borrelli ho fatto un percorso di educazione, di senso civico, di appartenenza e poi ovviamente di sistema di protezione civile, che forse non riuscirò nemmeno a fare con il corso, con il master in atto presso l'Università dell'Aquila. Io ho visto Angelo Borrelli quando urlavo al dottor Bertolaso all'Aquila, vedevo il mio paese, la mia città estromessa dal sistema sisma, dal cratere, sappiamo tutti di che cosa sto parlando. E il dottor Borrelli, all'epoca contabile della stessa protezione civile, mi veniva vicino, io quindi non lo conoscevo, e mi cercava di calmarmi, di farmi ragionare. Ragazzo, persona novella di amministrazione, quindi mi sentivo di dire di tutto di più, e lui mi educava nel modo di avere rispetto delle condizioni che si erano generate, e poi non mi abbandonava perché mi aiutava nel percorso, e tant'è che, insomma, tutto quello che è stato il percorso ricostruttivo del 2009, i MAP, le assistenze, insomma, è stato merito del dottore che mi portava, come è solito dire, per mano, e quindi il percorso formativo, per poi arrivare, insomma, nei momenti più difficili, dove adesso stiamo combattendo il nemico invisibile, lo chiamo io, quindi Protezione Civile è abituata a combattere l'emergenza, l'alluvione, lo stravolgimento dei territori, le nevicate, i terremoti. Ma ecco, il virus è un qualcosa di veramente invisibile, difficile da combattere, e anche qui la Protezione Civile, coordinata dal dottor Borrelli, ha dato le risposte per quello che necessitava il territorio. E quindi ancora una volta, ormai, diciamo, non dico padrone, ma sicuro di quello che è il sistema di protezione civile, la nostra amministrazione, la nostra popolazione si trova in una condizione, non voglio dire migliore rispetto a tutto il territorio nazionale, ma in una condizione abbastanza ottimale per poter dire che noi riusciamo a combattere e forse a breve a sconfiggere questa pandemia. Io con il capo dipartimento, è stato già detto dai miei consiglieri, ho avuto un contatto diretto, e questa forse è una virtù del dottor Borrelli, e cioè quello di non lasciare nessuno, nemmeno l'ultimo. Avevo problemi, necessità, e poi ho fatto anche con l'ANTE, con altri sindaci che, sapendo di questi, come devo dire, rapporti così diretti,
insomma, mi caricavano di responsabilità e il dottor Borrelli era pronto non solo alla telefonata, ma anche alla interlocuzione diretta. Io spesse volte sono andato a Roma e poi era solutivo. Il dottor Borrelli in tempo reale, con il suo sistema telefonico, metteva in rete il mondo per trovare la soluzione al problema del sindaco o dei sindaci. Io credo che questi siano stati i valori che hanno coniato il mio pensiero, ma credo che siano i valori di un po' il popolo italiano nei confronti del dottor Borrelli, per quello che ha fatto, per quello che ha realizzato. Sappiamo che cosa significa essere capo dipartimento, uno stravolgimento della propria vita, uno stravolgimento del proprio rapporto familiare, e nonostante ciò il dottor Borrelli lo ha dimostrato nel percorso che ha avuto, un percorso lungo, un percorso di crescita per arrivare poi alla gestione della stessa Protezione Civile su due governi, quindi c'è un riconoscimento anche di valore e di spessore da parte delle strutture governative. Ho vissuto con lui momenti difficili, momenti dove il sindaco si sente trascurato anche per le economie, che come sappiamo tutti nel momento dell'emergenza le economie non bastano mai. E insomma Angelo Borrelli ha avuto sempre il modo, la condizione, la coniugazione del problema alla soluzione, quindi questo è un valore per il quale io mi sento, Angelo, di riconoscerti questo titolo di onoranza della nostra cittadinanza. Per noi è una cosa molto importante dare le chiavi della nostra città. Le diamo con tutto il fervore, con tutta la passione. Certo che a seguito del sistema pandemico il nostro consiglio è molto legato e strettamente contingentato, ma avremo modo, il mio consiglio nel deliberato che andremo ad approvare poi mi darà mandato per consegnare in maniera, sperando nella prossima inizio estate, di avere un po' più di libertà nel modo dovuto e nel modo giusto e soprattutto guardandoci negli occhi. Il nostro è un paese liberale, un paese fatto di sorrisi, di emozioni che oggi per questo effetto pandemico non riusciamo più a dimostrare. Ecco, io spero che quando avrò di fronte il mio amico Angelo gli potrò stringere la mano, ma che dico, gli potrò dare un abbraccio e trasmettergli quelle emozioni che io ho raccolto su quello che è stato il suo operato, su quello che siamo riusciti a fare a Crognaleto, ma non solo a Crognaleto, al sistema Italia. Grazie Angelo, sei un amico e te lo dico con il cuore in mano, come Giuseppe, come sindaco di Crognaleto e come referente di una piccola collettività che tanto ha sofferto, ma che tanto gli hai dato. Ora io darei, se non ci sono altri interventi, io darei la parola al consigliere Savini Vincenzo, che purtroppo non è con noi poiché è bloccato per motivi professionali nella città di Milano, però ecco, teneva a fare un saluto al dottor Borrelli. Buongiorno, innanzitutto volevo fare un saluto particolare ovviamente per l'occasione al dottor Angelo Borrelli. Sostanzialmente io mi sento di dire che la decisione dell'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria credo che comunque esprima al meglio il nostro sentimento di ammirazione per l'operatività dimostrata nella persona di Angelo Borrelli e in sintesi anche per i motivi elencati dal nostro sindaco Giuseppe D'Alonso e comunque da tutti i consiglieri. Sostanzialmente posso dire che lei in questi ultimi anni abbia rappresentato al meglio tutta quella che poi è la macchina della nostra protezione civile, insomma. Sappiamo che anche che negli ultimi anni ha dovuto frequentare purtroppo, diciamo così, l'Abruzzo a causa delle innumerevoli calamità che ci hanno colpito, ma comunque sia, ad oggi mi sento comunque di dire che c'è ancora tanto da fare, ma comunque possiamo affermare di avercela fatta sotto molti aspetti. In sostanza andiamo a rappresentare, secondo me, una persona, ma un insieme di centinaia di migliaia di volontari che comunque quotidianamente hanno operato sul nostro territorio, e di questo noi ne possiamo dare atto, perché davvero il nostro territorio è stato sempre gestito da persone che comunque non hanno fatto altro che poter ottenere da noi dei ringraziamenti e che comunque ci hanno aiutato ad andare avanti, a superare
la nevicata del 2017, le varie alluvioni e tutte le calamità connesse anche al sisma, al terremoto del 2016-2017. Io mi sento anche di dovervi fare delle scuse, perché comunque sia, anche per rimanere in ambito emergenziale, tutti sappiamo di questa situazione pandemica e purtroppo non mi ha permesso di essere lì come persona fisica, ma comunque sia, ecco, grazie alle tecnologie riusciamo comunque ad organizzarci in qualche modo. Non vado per le lunghe, mi sento di comunque di dover ringraziare tutti voi e vi mando un abbraccio virtuale. Rinnovo i ringraziamenti al dottor Angelo Borrelli e mi auguro di poter continuare a lavorare insieme di qui al futuro. Grazie, buona giornata. Io adesso darei la parola al dottor Angelo Borrelli per ascoltare il suo pensiero e il suo dire. Intanto grazie, grazie Giuseppe. Noi ci chiamiamo per nome perché ci conosciamo da tanti anni e il nostro rapporto è stato sempre un rapporto squisito, un rapporto eccezionale. Quindi ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio l'intera amministrazione comunale, gli operatori del comune, ringrazio i cittadini di Crognaleto per questa vostra decisione di conferire a me la massima onorificenza del vostro comune, la cittadinanza onoraria, che è un riconoscimento che va a me, ma è un riconoscimento che, come è stato detto prima, va alle migliaia di volontarie, agli appartenenti alle strutture operative e alla componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Io ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare in Protezione Civile per 19 anni. Sono entrato al Dipartimento della Protezione Civile nel 2002 e ho visto tutti gli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese, ma ho visto anche grandi momenti come quelli che erano i grandi eventi culminati nel G8 dell'Aquila, in cui la Protezione Civile è riuscita a dare il meglio di sé e il nostro paese altrettanto. Ho avuto modo di conoscerti e di conoscere le difficoltà del comune di Crognaleto durante il terremoto del 2009 e, come hai detto tu, abbiamo avviato un percorso, un confronto, un'attività di supporto, perché vedete, fare il capo della Protezione Civile significa mettere al servizio dell'intera collettività tutto il proprio tempo e le proprie energie, e non tirandosi mai indietro. Il mio modo di operare, come tu hai ricordato, attraverso le plurime telefonate, era il modo per risolvere i problemi. Siccome i problemi sono tanti e le esigenze che arrivano al capo della Protezione Civile sono le più disparate, o, come dico io, si afferra il toro per le corna e si mette in collegamento i vari soggetti e si risolve subito la questione, o altrimenti si rischia di farla cadere nel dimenticatoio. E il mio modo di operare, il mio modo molto trasparente, molto immediato, molto franco, anche molto cordiale, ha sempre consentito la soluzione delle diverse problematiche. Tutti gli interlocutori hanno manifestato la disponibilità che è tipica del sistema di Protezione Civile. Vedete, nel corso degli ultimi 13 mesi stiamo affrontando una pandemia che ancora oggi ci limita nel nostro operato, nella nostra possibilità di movimento, e per questo che siamo collegati in questa forma telematica. Ma sono convinto che con le misure che sono state poste in campo dal governo sin dall'inizio della pandemia e ancora oggi con il piano vaccinale si possa arrivare quanto prima a sconfiggere
e limitare la pandemia, in modo che si possa riprendere una vita normale che tutti quanti noi auspichiamo. E in questo frangente, in questo periodo di 13 mesi, è stata forte l'esigenza, soprattutto di territori come il comune di Crognaleto, che avevano in sé diverse criticità, le criticità, come sono state ricordate, quelle del sisma, alle criticità che si sono aggiunte per la pandemia. E qui è stato straordinario l'opera dell'amministrazione comunale, di tua Giuseppe e di tutta quanta l'amministrazione comunale. Quello che voglio dire è che dopo 19 anni lascio una protezione civile che è all'avanguardia, una protezione civile che sta portando avanti una serie di importanti iniziative. Io voglio ricordare, il mio primo pensiero va ai tanti sindaci, ai tanti amministratori locali che sono chiamati direttamente a intervenire, a coordinare le piccole e le grandi emergenze che si svolgono sul territorio. Ovviamente non dimentico tutte quante le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, a partire dai nostri volontari, ai Vigili del Fuoco, che sono una componente fondamentale, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla comunità scientifica. Ma i sindaci portano il peso della responsabilità, della incolumità dei propri cittadini, della salvaguardia della vita umana, dei beni, dell'ambiente. È per questo che mi sono prodigato, condividendo con le regioni e con l'ANCI e con tutti quanti i sindaci, quelli che erano gli obiettivi che il sistema di protezione civile deve conseguire al più presto. Mi piace ricordare che al di là della gestione della pandemia, dove sapete abbiamo fatto tutto quello che era necessario come sistema di protezione civile, tutto quello che ci veniva richiesto dal governo, noi abbiamo portato avanti anche quella che è l'attività fondamentale sulla previsione e sulla prevenzione dei rischi. Mi piace ricordare che nel nostro paese è ormai pronto, e spero che quanto prima possa entrare in funzione, una piattaforma di allertamento nazionale della popolazione, IT Alert, che è uno strumento che deve consentire ai cittadini di conoscere le condizioni di rischio e deve consentire l'adozione di corretti comportamenti. IT Alert ha diverse declinazioni, è un punto di partenza, non un punto di arrivo, e deve essere strettamente connessa con la pianificazione di protezione civile. Anche lì, d'accordo con i sindaci, con le regioni, abbiamo appena licenziato ed è in corso di adozione la direttiva per la pianificazione di protezione civile, e abbiamo idea di mettere in piedi un sistema nazionale di pianificazione di protezione civile che sia standardizzato, omogeneo, su una piattaforma web GIS che consenta l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale per rendere le informazioni agli operatori di protezione civile e agli stessi cittadini. Si tratta di importanti risultati e che oggi la tecnologia consente. Io ne parlavo anche con il presidente Zamberletti, mi fa piacere che sia stato ricordato prima di me, perché lui è il fondatore della nostra Protezione Civile Nazionale ed è la persona con la quale mi sono confrontato quando ho parlato dell'idea di istituire la piattaforma di allertamento nazionale della popolazione. Lui mi ha detto: ai miei tempi non avevo le capacità tecnologiche per fare ciò, ma era proprio l'obiettivo che noi stessi avevamo. E guardate, io ricordo sempre, c'è un importante discorso fatto alla Camera del Regno il 20 marzo del 1915, dopo un mese e mezzo del terremoto distruttivo dell'Abruzzo,
il terremoto di Avezzano e della Marsica, in cui un deputato del regno, nel fare il suo intervento, tracciava quelle che poi sono le caratteristiche del sistema di protezione civile. Intanto diceva che lo Stato aveva già la possibilità di far fronte a queste calamità, occorreva pianificare e prevenire, quindi occorreva istituire un ufficio centrale come lo Stato Maggiore nell'esercito, che fosse in grado di intervenire al verificarsi degli eventi. E poi dava anche il senso di quella che è la missione che noi stessi, dal sindaco al singolo amministratore comunale, al dipendente comunale, al volontario, fino al capo della protezione civile, dobbiamo avere nel fare la nostra attività di protezione civile, il nostro servizio ai cittadini. Diceva: occorre costituire un ufficio centrale che non sia composto a base di soliti burocrati, ma di volenterosi del regno che godano della fiducia della nazione e che sentono su di loro l'immane responsabilità che incombe. E questo ufficio dovrebbe intervenire, un po' questa l'idea che poi ha portato avanti Zamberletti del Dipartimento della Protezione Civile, dovrebbe intervenire per garantire la più tempestiva e rapida soluzione delle problematiche connesse alle emergenze che si verificano nel territorio. Ebbene, proprio questo è quello che è necessario, portare avanti le nostre attività, la nostra missione con una grande disponibilità, a costo anche di sacrifici personali. Ed è questo quello che noi tutti dobbiamo avere. E per questo che io vi ringrazio, perché lo ripeto ancora una volta, questo riconoscimento che voi tributate a me, e vi sono sinceramente grato e con grande affetto, è un tributo che viene dato alla nostra Protezione Civile Nazionale. Voglio anche chiudere il mio intervento ricordando il lavoro, come l'avete ricordato voi, fatto per superare le criticità nel vostro territorio, nelle aree terremotate, e ricordando anche che il lavoro che noi dobbiamo fare per prepararci al meglio, per evitare analoghe catastrofi in futuro, è un lavoro che richiede il nostro impegno quotidiano. Vedete, la prima cosa fondamentale è quello di mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio, un patrimonio molto bello, antico, storico, ma anche molto vulnerabile. E gli interventi che state realizzando anche con la ricostruzione, con le ricostruzioni nel vostro comune, sono degli interventi che renderanno più solide le abitazioni, le strutture e più resilienti le strutture esistenti sul territorio. Quello che invece noi dobbiamo fare come Protezione Civile, mi piace ricordarlo, è quello di essere pronti a gestire nel nostro paese ogni calamità. E per questo vi dico che, per esempio, il Dipartimento della Protezione Civile, anche nel corso di questa emergenza connessa al coronavirus, ha continuato a prepararsi per la gestione delle emergenze. Vi faccio un esempio: proprio questa settimana è stato pubblicato una gara da parte della Consip per la fornitura, un accordo per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di container in caso di calamità nel nostro paese. Io mi auguro che non si debba mai ricorrere a questi strumenti, ma siccome nel nostro paese purtroppo vi è un'elevata vulnerabilità, è bene prepararsi per tempo. Quindi concludo ringraziandovi di cuore, dicendovi che vi verrò a trovare presto quando la pandemia lo consentirà, e vi abbraccio idealmente tutti quanti, e rimango sempre a disposizione di
Crognaleto, dell'amministrazione comunale e dei cittadini di Crognaleto per quanto io possa fare nel mio futuro. Grazie, grazie a tutti. Lettura del deliberato e poi passiamo alla votazione. Non leggo la premessa perché l'abbiamo raccontata e recitata nei singoli interventi, vado direttamente al corpo delibera che recita: per le ragioni sopra esposte di approvare il conferimento del titolo di cittadino onorario al già capo dipartimento di protezione civile dottor Angelo Borrelli, quale attestato di stima e riconoscenza per gli alti valori etici e morali dimostrati nei confronti della cittadinanza di Crognaleto e per il profondo senso civico trasmesso all'amministrazione comunale. Di dare mandato al sindaco per la proclamazione del cittadino onorario nelle forme ufficiali con consegna dell'attestato di riconoscimento contenente le suddette motivazioni. A favore? All'unanimità. Bene, il consiglio termina qui. Salutiamo il dottor Angelo Borrelli, lo ringraziamo per la pazienza e per la disponibilità che ha dato da questa mattina, che è nuovamente con noi, così come sono certo che lo farà nel proseguo per altri incarichi sempre più pregevoli di spessore. Ci lasciamo con quello che abbiamo detto, ci vediamo, sperando, pandemia permettendo, la prossima estate, inizio estate, dove consegneremo questa onorificenza direttamente nelle mani del dottor Angelo Borrelli. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie a voi tutti.